Da una vittoria nella prima giornata, al Brixen che ha vinto a Molteno 29-22, Cassano che ha giganteggiato in casa contro l'Albatro Siracusa vincendo 26-17. Prima di ripassare la parola a Paolo Cestari, presentiamo velocemente le formazioni che scenderanno in campo, partendo dalla squadra ospite del Cassano Magnago, che schiera in serie con il numero 30 Stefano Bassanese, numero 8 Thomas Bortoli, numero 29 Filippo Branca, 77 Mattia Dorio, 5 Marco Fantinato, 92 Ardian Iballi, 1 Ivan Ilic, 23 Marco Lamendola, 14 Alberto Lazzari, 85 Federico Mazza, 12 Luca Monciardini, 10 Alessio Moretti, 72 Massimiliano Possamai, 93 Nicolo Riva, 19 Gabriele Saita, 2 Ivan Scisci, allena mister Davide Colez, e ricordiamo che c'è ancora qualche defezione nella squadra del Cassano Magnago con Moretti, Iballi e Mazza che non hanno disputato la partita inaugurale contro l'Albatro Siracusa e sono in forte dubbio anche oggi. Leggiamo la formazione di casa dell'SSV Brixen che schiera con il numero 7 Martin Amato, numero 29 Andrea Bassic, 13 Maximilian Brugger, 42 Alex Coppola, 40 Davor Ciutura, anche allenatore, 2 Riccardo Di Giulio, 15 Dominic Dorfman, 81 Endrit Iballi, fratello di Ardian, e quindi ci sarà questa lotta fra fratelli da una parte all'altra del campo, 61 Christian Mitterutzner, 34 Felix Müllöger, 3 Riccardo Pivetta, 36 Adam Puntayer, 91 Valerio Sampaolo, 75 Lucas Schatzer, 21 Alex Wierer. Paolo, dicevamo, innanzitutto un saluto anche agli amici di madrelingua tedesca e poi un breve commento, che partita sarà? Sì, approfitto dell'occasione per salutare anche in lingua tedesca i nostri numerosi fans che purtroppo oggi non possono seguire direttamente la partita dal vivo. Ein herzlicher Gruß geht an unsere heimischen Handballfans, die hoffentlich bald wieder in die Halle kommen können und der Mannschaft ihre gewohnte Unterstützung zu geben. Sì, penso che sarà, o spero soprattutto che sarà una partita equilibrata, anche se sulla carta bisogna dire che probabilmente il Cassano attualmente ha qualche numero in più. Questo perché il Bressanone sulla posizione di mezzo destro non ha ancora quel mancino che aveva l'anno scorso Lazarevic, e per cui bisognerà vedere come Ciutura imposterà questa partita contro un avversario che si profila veramente forte. Eh sì, è un Cassano che ha dimostrato già nella prima giornata di avere delle grandissime qualità dopo gli ultimi due anni ai massimi vertici. Sappiamo che Cassano, insomma, ha pronto e caldo un bel progetto per restare nelle posizioni che gli competono, così come il Brixen con i nuovi acquisti di quest'anno, e chissà che non possa arrivare anche un mancino di peso nelle prossime settimane. Ricordiamo che la gara sarà diretta dai signori Carrino e Pellegrino e il delegato FIGH, commissario al tavolo, è il signor Sebastiano Prastaro. Squadre che quindi sono entrate al completo in campo, ancora un paio di minuti e questa gara a porte chiuse, chiaramente come da disposizione FIGH, potrà prendere il via dalla Palasport del Laghetto di Bressanone, dove si attende solo il fischio iniziale. Dicevamo, un po' di assenze nel Cassano. Il Brixen senza il mancino sono comunque dei valori che potrebbero equilibrare la partita sia da una parte che dall'altra. Sì, non so se poi le varie colonne del Cassano entreranno in campo o meno, perché vedo che dalla formazione iniziale ci sono sia Moretti che Massa, per cui bisognerà vedere chi entrerà definitivamente in campo. Il Bressanone mi sembra che abbia due giovani che sono fuori combattimento, sono Schatzer e Puntayer, per cui aspettiamo un attimino per vedere la prima formazione in campo. Esattamente, a brevissimo vedremo gli starting seven, mentre il sorteggio ha prodotto un'inversione di campo. Andiamo a leggere nel frattempo quelli che sono i risultati in diretta della Serie A Beretta. Cingoli Merano 21 pari dopo 10 minuti del secondo tempo, Bolzano in vantaggio 19-17 a Fondi dopo soli 5 minuti del secondo tempo,
per la Serie A Beretta femminile. Cingoli avanti 9-8 sul Malo al 23esimo minuto del primo tempo. Ancora Serie A Beretta femminile, Mestrino Cassano 9-8 al 21esimo del primo tempo. Salerno Cassa Rurale Pontinia 6-8 dopo 19 minuti del primo tempo, e via via tutte le altre partite che stanno per iniziare alle 19 con l'unica gara terminata fino ad ora, Serie A Beretta femminile, Erice Ferrara 21 pari. Sono appena cominciate Trieste Fasano, Siena Sassari e Eppan Molteno che andranno a chiudere questa giornata di Serie A Beretta. Andiamo a vedere gli starting seven, quindi con il Cassano che sarà il primo ad attaccare. In porta Ivan Ilic alle ali, vediamo schierarsi in questo momento con il numero 30 è Stefano Bassanese alla sinistra, Ivan Scisci terzino sinistro, centrale Massimiliano Possamai, a pivot Marco Lamendola il capitano, terzino destro Marco Fantinato, alla destra vediamo Gabriele Saitta. Dall'altra parte del campo risponde Brixen con Valerio Sampaolo in porta, primi difensori Riccardo Pivetta e Riccardo Di Giulio. In mezzo alla difesa vediamo Maximilian Brugger, Davor Ciuttura, uno avanti, secondi difensori Endrit Iballi e Christian Mitteruzner. Quanti giovani in campo, davvero un'età media davvero bassa, e questo ci fa molto piacere per questo avvio di partita, Paolo. Sì, adesso come detto noi abbiamo una squadra, noi, il Bressanone e il Brixen ha una squadra che è sì giovane ma anche dei giocatori di provata esperienza come primo fra tutti Ciutura che anche dirige la partita, e poi ci sono Basic e Pivetta che anche loro hanno esperienza, diverse esperienze. Si vede che in porta c'è Valerio di San Paolo che già ha fatto la prima parata, e adesso vediamo all'attacco il Bressanone che sicuramente si troverà in difficoltà ad affrontare questi ragazzi lombardi di notevole caratura tecnica e statura soprattutto anche. Grazie Paolo, e appunto vediamo già il cambio attacco difesa nel Cassano con Dorio che è entrato a terzo difensore assieme a Ivan Scisci, abbiamo detto della prima parata di Valerio San Paolo con una penetrazione di Massimiliano Possamai che non è andata a buon fine, mentre vediamo Amato ora per Ciutura, va Mitteruzner, bella la scalata per Pivetta che si prende il tiro sul primo palo, palo, e c'è Di Giulio che però commette invasione, aveva messo la palla in rete Riccardo Di Giulio, nulla di fatto, 0-0, palla Cassano che attacca in velocità, Possamai ancora lui, Fantinato prova l'uno contro uno, non ce la fa, Ivan Scisci va a passare il pallone a Possamai che viene fermato da Brugger e Iballi. Un richiamo per la difesa del Brixen che è partita davvero energica. Eccolo qua il cambio attacco difesa, esce Dorio, entra Capitan Lamendola, pallone che gira con molta più calma ora fra le maglie del Cassano Magnago. Possamai che si è spostato a terzino sinistro, Ivan Scisci a centrale, vediamo lo schema quale sarà, difesa aggressiva alta quella del Bressanone schierata da Davor Ciuttura, Scisci ancora lui va dentro ma compie un passo di più, sotto fallo, sarà 9 metri, aveva messo la palla in fondo al sacco, e dunque 9 metri che verrà battuto da Marco Lamendola. Riprende il gioco Fantinato, Possamai, ancora lui, Possamai per Lamendola che riesce a prendere il pallone, 7 metri con qualche protesta di Iballi che si prende anche il cartellino giallo, rivendicava il possesso del pallone, diceva Endrit di aver intercettato la palla, non dello stesso avviso la coppia arbitrale, 7 metri, primo 7 metri della partita, Bassanese contro Valerio San Paolo. Para Valerio San Paolo che così dice no a Stefano Bassanese, carica i suoi, Valerio San Paolo due parate nei primi 3 minuti, questa di grande peso che fa restare il punteggio sullo 0-0, mentre vediamo ora la manovra del Brixen con Martin Amato a terzino sinistro e Davor Ciutura che si è posizionato a terzino destro ad orchestrare, è proprio lui il serbo fuori classe del Brixen. Iballi ora, Ciutura, ancora Ciutura, guarda la difesa, rischia i passi, consegna la palla in mano a Fantinato che prova ad andare lui a aprire la seconda fase del Cassano, Dorio va lui, il tiro, la rete di Dorio che sblocca così il match su una palla persa di Ciutura, ripartenza in transizione di Cassano, rete di Mattia Dorio, Ciutura ancora sotto fallo, Di Giulio chiama calma e anche la coppia arbitrale chiede
calma e pazienza alla difesa del Cassano. 1-0 Cassano dopo 4 minuti, per ora meglio le difese, ma più che merito delle difese è stata forse colpa di qualche palla poco precisa come quella in precedenza di Davor Ciutura. Ed ora è il Bressanone ad attaccare. Mitteruzner per Amato. Pivetta si inserisce al secondo pivot. Amato tutto solo, poi a lui para Ivan Ilic. E ancora un portiere ad essere protagonista in questa partita. Si è preso il tiro Martin Amato sul terzo passo. Ivan Ilic ha intuito, è andato giù sul primo palo a chiudere. Paolo, un avvio di gara? Sì, direi che le squadre sono ancora un attimino caute nel impostare le loro azioni, però si vede già che sarà una partita vibrante perché le azioni in attacco sono veloci, le difese sono molto attente, i portieri hanno già fatto vedere le loro qualità, per cui direi che stiamo vedendo un bel inizio di partita. Abbiamo appena visto il muro di Balli su Fantinato. Ora Cassano ancora ad attaccare Possamai, Scisci punta la difesa, ancora Scisci va per Fantinato da solo sui 6 metri, la rete di Fantinato che buca San Paolo per il 2-0, rimessa del Brixen, Ciutura che chiama lo schema, Mitteruzner non ci pensa due volte, molto veloce, ora Brixen vuole attaccare subito, Amato punta la difesa lui, va per Ciutura, Ciutura che ha davanti la difesa, il tiro di Ciutura, para Ivan Ilic che dice di no così al tiro basso di Davor Ciutura, attenzione, rischio di fallo di piede. Proteste del Brixen, qui ci pareva abbastanza netta la palla sbucciata da Possamai che sembrava aver preso una deviazione sul piede del classe 2001 del Cassano Magnago. Non dello stesso avviso la coppia arbitrale, palla quindi che resta nelle mani dei Amaranto Varesini ed ora è all'attacco del Cassano. Con Bressanone ancora a secco di reti dopo 6 minuti, una parziale che comunque non è doloroso in virtù delle sole 2 reti segnate da Cassano. Ora Fantinato prova lui, Possamai rischia di perdere palla, Di Giulio intelligentissimo recupera palla, si invola in contropiede, va lui, il tiro di Riccardo Di Giulio che segna la prima rete per il Bressanone, urla verso la panchina il teramano di nascita col numero 2. È ancora Cassano che va via con Ivan Ilic. Non ce la fa però a penetrare e abbiamo visto l'astuzia di Riccardo Di Giulio, la sua specialità, palla recuperata e contropiede su un maldestro passaggio in fase di impostazione da parte del Cassano Magnago. 2-1 Brixen che così sventa un pericolo di meno 3 in avvio e dice subito la sua. La Mendola ora, Fantinato prova ad andare via, un po' preso da dietro da Brugger. 9 metri con la difesa del Brixen che è riuscita comunque a chiudere sulla pivot la Mendola. 9 metri quindi Possamai per Fantinato, arriva di gran carriera Scisci che punta la difesa, Ivan Scisci, Possamai va in uno contro uno, va per Scisci, bella la scalata, Ivan Scisci rischia di perdere il pallone e così è. Un po' di confusione ora con Ivan Scisci che si è ingarbugliato, Davor Ciutura, passi di Davor Ciutura, aveva parato Ilic comunque. Dicevamo momento di confusione con due attacchi del Cassano un po' confusi, Ivan Scisci che si è trovato la palla in mano, ha rischiato la doppia, dopodiché ha un po' cincischiato e la coppia arbitrale ha combinato la perdita del possesso di palla, ma in attacco Davor Ciutura ha commesso infrazione di passi e quindi il Cassano ha di nuovo la palla per attaccare. Fantinato, Possamai, Ivan Scisci, sale Bassanese, ben difeso da Di Giulio, Possamai, Fantinato si alza, Possamai prova ad andare lui, va dentro, il tiro di Possamai, 7 metri, aveva preso il palo, 7 metri per Martin Amato che ha toccato Possamai in fase di tiro dai 6 metri, secondo tiro dai 7 metri per Cassano, lo batte Thomas Bortoli che fa così il proprio ingresso in campo per la prima volta dopo 8 minuti e 20 secondi. Bortoli contro San Paolo, vedremo se il portierone del Brixen riuscirà a dire di no al secondo rigore consecutivo. La rete di Thomas Bortoli che questa volta inganna Valerio San Paolo, 3-1 Cassano dopo 9 minuti, qualche difficoltà in attacco per il Brixen fino ad ora. Sì, è proprio quello che si temeva, perché mentre il Cassano ha i tiratori da fuori,
che mettono in evidente difficoltà la difesa del Brixen. Noi, il Brixen invece all'attacco non ha il tiratore dai 9 metri, ad esclusione di Uciutura, che però deve soprattutto orientarsi ad organizzare la gara. Per cui direi proprio questo sarà anche il leitmotiv di questa partita: un Cassano che è forte in tutti i reparti, sia in difesa che in attacco, il Brixen che in difesa è abbastanza quadrato, che però all'attacco ha sicuramente i suoi limiti. E stavamo proprio parlando delle difficoltà in attacco e Mitterutzner ha perso palla consegnandola di fatto nelle mani di Gabriele Saitta, che ha intuito il passaggio. Cassano che quindi torna ad attaccare, 9 minuti e 30, 1-3 per Cassano. Fantinato ora a doppio pivot, Cassano possa mai, prova ad andare dentro, possa mai, toccato sul quarto passo, è 9 metri, è arrivato al limite Andri Tiballi, Lamendola, possa mai. Fantinato chiama lo schema, Fantinato va via a Brugger, il tiro di Fantinato, la rete di pregevole fattura di Fantinato che ha superato in scavalcamento Brugger per il 4-1. Ora Martin Amato di gran carriera, pivetta Amato ancora, Mitterutzner. Qui è stato intelligente Fantinato a vedere l'uno contro uno su Brugger, è riuscito a farcela. 4-1 Cassano, 10 minuti, Brixen che ora deve trovare la via del gol per sbloccarsi anche mentalmente. Mitterutzner, Ciutura, Amato, arriva lui, va al tiro, la rete di Martin Amato che buca Ivan Ilic sul primo palo. Ilic che chiede scusa alla panchina, dice è mio questo gol. 2-4. E quindi Bressanone che dopo il contropiede di Di Giulio torna alla rete, questa volta la prima rete a difesa schierata dopo 10 minuti. 2-4 Brixen Cassano, seconda giornata di Serie A Beretta maschile. Possa mai ora attacca il Cassano, il tiro sugli appoggi, San Paolo è lì, terza parata per Valerio San Paolo. Ciutura, Amato ancora lui, prova ad andare dentro, Di Giulio allo spazio, bellissimo l'assist per il tiro e la rete di Iballi, super intuizione di Riccardo Di Giulio. Iballi dopo aver trovato l'intercetto di Dorio è riuscito a prendere il pallone in volo e segnare la rete del 3-4. Reazione del Brixen che ha dimostrato in queste due azioni di aver quantomeno migliorato gli meccanismi offensivi. 3-4, partita che torna in totale equilibrio dopo poco meno di 12 minuti del primo tempo. Ed ora è il Cassano che va ad attaccare, Lamendola, Ivan Shishi, va Fantinato, prova lui, il tiro murato e c'è 7 metri per muro in area, 7 metri per muro dentro i 6 metri da parte di Andri Tiballi. Era appostato il direttore di gara che ha rilevato questa infrazione e quindi è di nuovo Bortoli contro San Paolo, terzo 7 metri per Cassano. Segna Thomas Bortoli, 3-5 per Cassano, secondo 7 metri trasformato da Thomas Bortoli. E Bressanone che ora vuole tornare a rispondere in attacco. 12 minuti e 36 secondi, Brixen 3, Cassano 5 al Palasport del Laghetto. Amato va in uno contro uno contro Shishi, Ciutura, stupendo assist per Iballi, para Ivan Ilic, la palla è sul fondo e c'è anche un cartellino giallo per Dorio. E adesso commenteremo anche questa decisione, possa mai il tiro, para San Paolo, super parata e c'è l'assist addirittura di Iballi, fase addirittura confusissima. Ora la potremo commentare. Abbiamo visto il tiro di Iballi, palla parata da Ilic sul fondo con il cartellino giallo a Dorio. Quindi la panchina del Brixen chiedeva un 7 metri perché se l'arbitro ha ravveduto un fallo e la palla non è stata messa in rete, la regola non scritta del doppio vantaggio direbbe 7 metri. Ciutura ora spara sopra la porta e 7 metri. E poi abbiamo visto un'altra grande parata di San Paolo con
una fase confusa, un tiro schiaffeggiato da Bassanese che ha innescato di fatto la ripartenza del Bressanone. Difficile anche da commentare tutta questa velocità in campo. Primo 7 metri per il Brixen, Ciutura contro Ilic. La rete di Ciutura, fil di palo, non si fa ingannare. 4-5 Brixen quando siamo a poco dalla metà del primo tempo. Paolo, adesso la situazione è molto più equilibrata. Sì, effettivamente, ed è così nella palamano che un vantaggio di qualche rete non significa niente, infatti adesso siamo di nuovo quasi in parità. Il Bressanone adesso ha fatto due reti che non su azione manovrata, però anche importante è che le abbia segnate anche su rigore. Ciutura si è dimostrato come sempre molto preciso nell'esecuzione. E abbiamo appena visto la rete di Saitta, la prima rete della propria partita, con la scalata di Fantinato che è andato a servirlo per il 4-6 Cassano. Ciutura, Amato, va lui, c'è lo spazio, il tiro di Amato è 7 metri, nettamente in area la difesa di Dorio e Possamai che si disperano per non aver chiuso in tempo su Martina Amato, bravo a vedere lo spazio, buttarcisi dentro e guadagnare un tiro dai 7 metri. È il secondo tiro dai 7 metri in breve tempo per Brixen. Ciutura contro Ilic. La rete sempre lì di Davor Ciutura, 5-6 Brixen Cassano. Ancora una volta ha ingannato Ivan Ilic a fil di palo, basso a destra, il 7 metri di Davor Ciutura, allenatore, giocatore della squadra del Brixen. Cassano ora in attacco, è entrato Thomas Bortoli a centrale. Possamai, Fantinato, Lamendola, Possamai, Bortoli, va lui, Bortoli, il tiro, la parata facile di San Paolo con l'aiuto del muro. Mitteruzner parte di gran carriera, Amato, Mitteruzner ancora lui, va via in uno contro uno, Amato può saltare il giocatore, Ciutura difeso dalla Mendola, incrocia con Di Giulio che prova a buttarsi dentro e segna la rete del pareggio, Riccardo Di Giulio. Azione veloce, precisa, concentrata e vincente da parte del Brixen che fa 6-6. Dopo 16 minuti, perfetta parità al Palasport di Via Laghetto. Brixen 6, Cassano 6. Cassano che ora attacca. La difesa del Bressanone che nell'ultimo frangente si sta dimostrando molto più in partita. È entrato anche Andrea Basic a secondo difensore, lo vediamo. Bortoli, Possamai. Ancora Possamai che incrocia con Bassanese. Bassanese toccato da Basic, che interrompe il gioco con esperienza. Possamai ancora, Bortoli, Massimiliano Possamai, il tiro da fuori, la rete dalla distanza di Possamai che buca San Paolo, 6-7. Ed ora è Basic titolare a pivot in attacco per il Brixen. Ciutura, Amato, Mitteruzner, vedremo se si scatenerà il tandem con Andrea Basic che esce in questo momento e si reinserirà sulla linea dei 6 metri. Ciutura è proprio lui ad andare, Ciutura va per Amato che non ha grande spazio, però deve fermare l'azione ancora una volta. Mitteruzner prova a penetrare lui, Mitteruzner, Di Giulio sbuccia il pallone ma è stato toccato e c'è anche un cartellino giallo per Ivan Scisci, quindi scade, come si suol dire, la manovra offensiva. Non avranno così il rischio di restare sotto passivo i giocatori del Bressanone. Ciutura va sugli appoggi, la sua specialità. Davor Ciutura, buca Ilic, 7 pari. 3 reti per Ciutura in questi primi 18 minuti, 5 parate per San Paolo, 3 parate per Ivan Ilic. E così la gara continua e prosegue sulle ali dell'equilibrio. La difesa profonda alta del Bressanone, una 3-2-1
aggressiva che sta mettendo in difficoltà l'attacco cassanese. Vedremo ora Possamai per Fantinato, scompiglia un po' le carte, bello la rete di Fantinato sugli appoggi in fila San Paolo che aveva solo sfiorato con il piede. 7-8 Cassano, doppia rete in due attacchi di Cassano che resta col naso avanti. Ed ora è Bassic a manovrare, va per Ciutura. Ciutura guarda la difesa, incrocia per Amato che si alza, incrocia a sua volta per Di Giulio, si butta dentro, bella la scalata per Pivetta che fa un palleggio intelligentissimo, è rischio 7 metri ma è semplice 9, è riuscita a chiudere al limite la difesa del Cassano con Pivetta che era stato molto intelligente a palleggiare e con altri tre passi buttarsi dentro. 9 metri, Ciutura ancora lui, va per Mitteruzner, Amato si alza e tira come prima sul primo palo, altra rete di Martin Amato, 8 pari, 20 minuti giocati, due reti di Amato, due reti molto simili, una nei primi 10 minuti, elevazione e tiro basso sul primo palo dove Ilic non arriva, 8 pari. Possamai va in uno contro uno con Brugger, il passaggio non arriva alla mendola ma il possesso sarà sempre di Cassano che rimette in gioco dai 9 metri. Possamai, Fantinato a doppio pivot Cassano con Scisci e la mendola che battagliano, Saita, Fantinato va per Possamai che rischia lo sfondamento e così è stato intelligente Iballi a porsi davanti a Possamai guadagnando il possesso di palla, palla del primo possibile vantaggio per Brixen, Mitteruzner, Ciutura difeso da Possamai, ancora Mitteruzner va via a Fantinato che rischia i 2 minuti e così è, sospensione netta per Marco Fantinato. Ma che grinta da parte di Christian Mitteruzner che in questi ultimi 5 minuti sta spingendo davvero molto e qui ha guadagnato la prima sospensione del match. Paolo. Sì, è una sospensione corretta perché effettivamente si vede che la partita si sta inasprendo un pochettino perché c'è la parità perfetta e soprattutto bisogna dire che il Cassano è molto forte fisicamente per cui non mi meraviglio che ogni tanto possa scappare qualche 2 minuti, però in compenso complessivamente è una partita ancora molto corretta. E para Ivan Ilic su Riccardo Pivetta che ha provato il pallonetto in superiorità numerica, era stato molto bravo l'attacco del Bressanone a dare angolo all'ala che però si è infranta contro il muro. Ivan Ilic, quarta parata per Ivan Ilic, punteggio che resta sull'8-8, fallito quindi l'attacco del possibile più uno per Brixen e sospensione di Cassano che ora viene pareggiata con l'extra player, porta sguarnita quindi è Bortoli, Possamai da fuori, il tiro murato da Andri Tiballi, Di Giulio con grande caparbietà, vediamo che decisione ci sarà, probabilmente 2 minuti per... No, palla a Cassano, c'era Di Giulio, ci sembrava in vantaggio sul pallone, ma nella confusione si è dato il possesso alla squadra Amaranto. Comunque è un'azione confusa, difficile da leggere, sicuramente la coppia arbitrale era posizionata meglio di noi e quindi Cassano che dopo questo tiro sbagliato murato da Iballi che stava per innescare addirittura un contropiede può attaccare nuovamente. 8 alla fine del primo tempo, Cassano in avanti che sta facendo scorrere la propria inferiorità numerica adesso con un po' troppa leziosità, sotto passivo Dorio per Bortoli va lui, non c'è il passaggio, rischia i passi, niente di fatto, è 9 metri. Se non l'avessero toccato sarebbe stato fritto come si suol dire. Ancora 3 passaggi, Possamai, Bortoli devono concludere, Dorio, il tiro di Dorio para San Paolo, gran bel tiro comunque di Dorio che era riuscito a sfoderare un bel sottomano. 6ª parata di Valerio San Paolo che fa buona guardia e dà un'altra chance a Brixen per il possibile più uno. Ancora 3 secondi di superiorità numerica, Ciutura, Mitteruzner, Amato non trova il pallone, piede
c'era la porta vuota, chiamava la panchina di Cassano, il tiro diretto a Possamai, qui non sfruttata al meglio, infatti Ciutura rimprovera i suoi, non sfruttata al meglio questa ultima chance in superiorità, zero reti in superiorità per Brixen, che esce quindi senza vantaggi da questa situazione di uomo in più, soprattutto questo pallone maldestro con Amato che era troppo in anticipo sul passaggio e la sfera quindi torna a Cassano. Fantinato, Scisci va per Possamai, Bortoli va in uno contro uno sui balli, bello al passaggio che non arriva però, è Basic in contropiede, Di Giulio va lui, si butta dentro, para Ivan Ilic, super parata, super 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 parata di Ivan Ilic, questa è da segnare perché è stato davvero un intervento grandioso, mentre Possamai aveva sbagliato il passaggio regalandolo di fatto nelle mani di Basic, che si è ritrovato poi il difensore davanti, è stato bravissimo a scaricare la palla su Riccardo Di Giulio, a sua volta l'ala destra brissinese si è tuffato dai 6 metri e da distanza davvero nulla, Ivan Ilic ha detto di no, è la parata finora migliore del match, sicuramente la quinta per il portiere cassanese, quindi Brixen che davvero non ce la fa a fare questo gol del più uno e ne può approfittare Cassano. Fantinato, Bortoli, ma in uno contro uno, ancora Fantinato, il tiro, la rete di Fantinato, tutta di polso, sul palo lungo, 9-8 Cassano. Bravo qui Bortoli a fintare e mandare fuori tempo la difesa del Bressanone, creando quanto basta lo spazio per Marco Fantinato. 9-8 Cassano, quarta rete per Fantinato, miglior marcatore del match. Ciutura al tiro sugli appoggi di Davor Ciutura, che anche lui con il polso incrocia sul palo lungo e fa 9 pari. Servono, Paolo, queste lampi di classe di Ciutura quando ci sono i momenti di difficoltà. Eh sì, senz'altro, e si vede se Ciutura ha un minimo di spazio riesce anche ad usufruirne e andare a rete sia da dietro sia sì, soprattutto anche dai 9 metri, ed è quello che serve soprattutto al Bressanone in questa fase che è abbastanza confusa anche. Vediamo Cassano sotto passivo, prova ad entrare Fantinato, 2 minuti di sospensione per Mitteruzner per mano al collo, con qualche protesta esce dal campo Christian Mitteruzner e quindi a tutto vantaggio di Cassano che era sotto passivo e quindi Cassano che quindi si trova in superiorità numerica, vedremo come la sfrutteranno gli uomini di Davide Kolec. 4 minuti e 15 secondi alla fine del primo tempo, Cassano che manovra in fase offensiva in superiorità numerica. Fantinato, Bortoli, Possamai, prova ad andare lui, ce la fa con un movimento stupendo, Massimiliano Possamai, gran rete qui, ha mandato in bambola Andrea Basic con una finta e dai 6 metri Possamai non ha perdonato. 10-9 Cassano, rete di gran classe qui del giovane della nazionale Under 20, impegnata ricordiamo a gennaio negli europei. Ciutura ora va lui, Amato ancora per Di Giulio, Ciutura, Basic fa il blocco, Ciutura incrocia per Pivetta, bello l'assist per i balli, troppo forzato però il tiro di Ilic da porta a porta fuori. Pivetta aveva provato un passaggio un po' troppo teso per Endri Tiballi che non è riuscito ad arpinare il pallone, poi ci ha provato Ivan Ilic vedendo la porta sguarnita dall'altra parte, nulla di fatto, Brixen che può tornare ad attaccare con l'uomo in meno pareggiato dalla extra player con San Paolo che si accomoda temporaneamente in panchina. Dorfman, Ciutura per Amato, prova ad andare via Dorio, Di Giulio, Ciutura, Fantinato, altri 2 minuti per Marco Fantinato che è andato davvero troppo irruento su Davor Ciutura, laterale e in ritardo, ci possono stare i 2 minuti di sospensione per Marco Fantinato ed è la seconda sospensione per il mancino cassanese che qui
con la superiorità numerica ha commesso, dobbiamo dirlo, un'ingenuità. E quindi entrambe le squadre si trovano in inferiorità numerica, 2 minuti e 50 alla fine del primo tempo. Paolo, adesso le difese saranno sicuramente più aperte, vedremo come saprà sfruttarla il Bressanone. Eh sì, vediamo. Vediamo, dovrebbe essere un vantaggio per il Bressanone, teoricamente, però anche il soprannumero bisogna saperlo usufruire come si deve. Ciutola è molto bravo in questo. Qua c'è i prossimi 2 minuti qua, sì. Potrebbe anche essere rosso. Non penso che gli arbitri diano rosso, però 2 minuti eclatante. Sì. Anche Davide Kolec fa segno ok dalla panchina. Dorio in nettissimo ritardo su Riccardo Di Giulio, che con astuzia è andato a cercarsi anche il fallo da 2 minuti. E quindi Bressanone che potrà sfruttare una doppia superiorità numerica per 1 minuto e 46, sarà doppia superiorità, e poi 14 secondi di superiorità semplice mentre si asciuga il campo. Anche un po' la stanchezza che può portare a qualche fallo in ritardo, quindi hanno fatto le spese Fantinato e Dorio. Riparte l'azione del Bressanone. Amato per Ciutura, che rischio sto passaggio. Dorfman, Ciutura, ancora Ciutura su Shishiva. Ciutura, la rete facile facile di Ciutura, che ha fintato il passaggio lungo verso l'ala per poi segnare la quinta rete del match. Ciutura protagonista sicuro in attacco fino ad ora da parte del Bressanone, e francamente ce lo aspettavamo anche quest'anno. Davor Ciutura sta trascinando i suoi. Vediamo ora Cassano in doppia inferiorità numerica, nessun timeout ancora chiamato, e eccolo qua, arriva il timeout di mister Davide Kolec. Bella occasione qui per Bressanone, che potrà sfruttare un minuto e passa di doppia superiorità, e chissà che non possa arrivare il primo vantaggio della partita. Ricordiamo che fino ad ora Brixen non è mai stato in vantaggio nel match. Eh sì, questo bisogna dirlo, perché il Cassano in definitiva ha avuto in mano le redini del gioco, il Bressanone ha soprattutto reagito all'azione degli ospiti, e finora lo ha fatto in un modo abbastanza sorprendente e soprattutto efficiente. Il 10-10, adesso ci sta tutto per come è andata la partita fino a questo 28esimo minuto, però poi nella ripresa forse sarà un'altra musica, dipenderà anche di come sono messe le panchine, perché probabilmente alla fine la stanchezza sarà quella, o la minor o maggior freschezza sarà quella che potrebbe essere decisiva. E si conclude il time out di mister Davide Kolec, che deve inventarsi qualcosa di decisamente originale per portare la propria squadra alla rete con 2 uomini in meno. Riparte in questo momento l'azione di Cassano, che non ha nessuna fretta di attaccare vista la doppia inferiorità. Shishi, possa mai Shishi, Bortoli, Shishi ai limiti del passivo ora. Bassanese difeso da Di Giulio, guadagna tempo, possa mai, ancora Bassanese, prova ad andare lui dall'ala, possa mai, la rete, il palo di possa mai, scusate, ci sembrava in porta il pallone. Qua Cassano era riuscito davvero a trovare un gol che avrebbe avuto del clamoroso, con Bassanese che è andato a fintare il tiro dal fondo per poi passare la palla a Possamai. Bravo anche Possamai a andare al tiro e eludere la difesa del Bressanone, che si è salvata poi con il palo. E quindi Brixen che potrebbe segnare la rete del possibile più uno. Ciutura guarda la difesa, c'è ampio spazio, ma Amato va dentro, para Ivan Ilic. È davvero stregata questa situazione per il Bressanone, che si trova a
scontrarsi con il portiere cassanese. 6 parate a testa per San Paolo e Ilic, e Cassano che esce così indenne dalla doppia inferiorità. Possa mai. Sciscia, Fantinato, 33 secondi alla fine, a pieno organico Cassano ora. Fantinato prova ad andare via a Mitteruz, non ce la fa. Bortoli rischia di perdere il pallone, si prende il fallo, vuole andare fino in fondo. 20 secondi, con tutta calma Ivan Sciscia. Bortoli sarà passivo probabilmente. Fantinato prova ad andare via, lui ce la fa sui 6 metri sotto le gambe di San Paolo. Marco Fantinato, ed ora è time out immediato chiamato da Rudolf Neuner. Si lamenta San Paolo con la propria difesa che ha lasciato passare Fantinato, bravo poi a infilare il pallone sotto le gambe del portiere brissinese. Paolo, 5 secondi per andare a segnare, cosa si può inventare ora Ciutura? Vedremo, davvero la Palamano ha sempre molte sorprese da serbare, tutto può succedere, le partite si decidono anche al suono della sirena o a un secondo, per cui 5 secondi sì, sono pochi, ma non è impossibile segnare, vedremo. E speriamo chissà di vedere qualcosa di spettacolare, inusuale, con 5 secondi da giocare. Sicuramente Bressanone dovrà inventarsi una conclusione fuori dal comune e noi attendiamo di buon grado. Bressanone che attaccherà con 7 uomini, l'ultimissima azione del match. Vediamo cosa avrà studiato la squadra del Bressanone. 6 secondi, palla in mano a Basic, parte ora il gioco. Ciutura, va lui, Ciutura per Amato, il tiro di Amato fuori dalla porta. Finisce così il primo tempo, 10 a 11 per Cassano. Paolo, un brevissimo commento. Direi che la partita ha mantenuto tutto quello che aveva promesso, cioè una partita equilibrata, vibrante, con tutte e due le squadre decise a vincerla. Il Cassano secondo me ha più qualità tecnica e fisica, il Bressanone però, così come del resto anche l'anno scorso, si sta tenendo molto bene in partita, soprattutto grazie ai guizzi straordinari di Ciutura, che non solo è il miglior marcatore ma riesce anche, diciamo, ad orchestrare le azioni e la partita. Per cui, come detto, la forza del Cassano e la volontà del Bressanone, che peraltro oggi deve fare a meno del suo asso preferito, che è il pubblico, no? Che qua a Bressanone è sempre molto decisivo. Grazie mille, noi ci ritroviamo qui fra 7-8 minuti per il secondo tempo di Brixen Cassano, Serie A Beretta, a fra poco.
Ben ritrovati dal Palasport di Via Laghetto di Bressanone. È appena iniziato il secondo tempo della sfida tra SSV Brixen e Cassano Magnago, seconda giornata di Serie A Beretta maschile, primo tempo che si è concluso 11-10 in favore del Cassano Magnago, ed ora è Ciutura a prendersi il tiro e trovare la risposta di Ivan Ilic. Mentre dicevamo, appunto, Cassano che ha concluso avanti 11-10 il primo tempo, abbiamo già un finale da parte degli altri campi con il Merano che ha pareggiato all'ultimo secondo a Cingoli 28 pari. Si stanno giocando invece le altre sfide: Fondi Bolzano, Trieste Fasano, Siena Sassari e questa sfida per l'appunto. Ora vediamo il Cassano in attacco, incrocia Fantinato per Possamai che va a infilare il 12-10 ancora una volta dalla distanza. Massimiliano Possamai buca San Paolo. Brixen che risponde, Amato, Ciutura, ancora per Amato, c'era lo spazio, bello l'assist per Bašić che va a segnare la rete, di grande esperienza, bravo qui Martina Amato a vedere Bašić pronto sui 6 metri, ritmi forsennati, Ivan Šiši prova l'assist, non lo trova, palla recuperata da Amato che spinge ora Ciutura, prova ad andare lui, guarda la difesa che si sta ristabilendo, Davor Ciutura, Mitteruzner, Davor Ciutura ora calma gli animi e va in quarta fase. 12-11 Cassano, subito due reti nel primo minuto di gara, da una parte Possamai, dall'altra parte Bašić, Amato ora, Mitteruzner, Ciutura a girare il pallone, Bašić, Davor Ciutura, dietro le spalle per trovare Bašić, non è arrivato il passaggio, sarebbe stato davvero un grande numero da parte di Davor Ciutura, Bašić ancora, Mitteruzner, Ciutura, guarda la difesa, può andare lui, sì, rischia di perdere il pallone, Mitteruzner, pivetta, ancora Ciutura, guarda la difesa, va a servire, Bašić tirato da dietro, è cartellino rosso per Marco Fantinato che si becca la terza sospensione e di conseguenza la squalifica. Marco Fantinato esce dal match, il miglior marcatore per il Cassano fino a questo punto esce dalla partita, con Bašić che con tutta la sua esperienza è riuscito ad arpionare il pallone e farsi tirare giù da dietro da Fantinato, terza sospensione, e quindi Marco Fantinato dopo appena 2 minuti e 20 di gioco nel secondo tempo abbandona la contesa. Brixen che ora attacca in superiorità numerica. Quanto può essere importante per il Bressanone la mancanza del mancino titolare per Cassano? Beh, visti i numeri direi che potrebbe essere una perdita abbastanza dolorosa, perché finora ha fatto 5 reti, per cui su 12 ne ha fatte 5, per cui vedremo adesso se ci sarà qualcuno che le sostituirà nel modo adeguato. Brixen in attacco, Ciutura prova ad andare via Ilic, sul quarto passo ha rischiato qui Ilic, ha rischiato molto in ritardo su Ciutura. Brixen che ora attacca, la partita che si fa vibrante, vediamo già pronto Thomas Bortoli a prendere il posto di Fantinato. Amato, Ciutura va per pivetta con tutto l'angolo del mondo, ma c'è invasione di Bašić che ha commesso fallo su Saitta e quindi palla persa da parte del Bressanone che ora sciuppa l'occasione del possibile più uno con il tiro di pivetta che era stato comunque sbagliato, ed ora Cassano in fase offensiva con l'extra player Bortoli, Possamai, Dorio, ancora Possamai, Bortoli, Possamai, guarda la difesa, c'è Dorio che arriva, va al tiro sull'incrocio, Mattia Dorio, che gol qui di Dorio che si è alzato con personalità e ha infilato San Paolo, 13-11. Cassano qua un po' disattenta alla difesa del Bressanone che non è uscita a dovere, ed ora Brixen che attacca ancora in superiorità, Amato, Ciutura, prova ad andare lui, va Ciutura per Mitteruzner che rischia di perdere il pallone, palla recuperata poi da Dorio, qua palla persa da Mitteruzner che ha voluto lasciare il pallone
un po' ingenuamente la coppia arbitrale non ha ravvisato nessuna infrazione e quindi è di fatto stato un regalo per il Cassano Magnago. Ancora una volta un po' incerta la manovra offensiva di un Brixen che non riesce a trovare il bandolo della matassa nonostante la superiorità numerica, e per ora le superiorità numeriche non hanno pagato quasi per niente in questa partita al Bressanone. Sono state 4 fino adesso e se non sbagliamo sono stati solo 2 i gol segnati. Possa mai ora, incrocia per Bortoli, Bortoli per Dorio, il tiro, para San Paolo e recupera Di Giulio, esulta Valerio San Paolo, 7ª parata per lui. Prontissimo questa volta il portiere sul secondo palo, sul tiro di Dorio. Ed ora vediamo Basic che si dimena in mezzo alla difesa del Cassano. È lui che può essere la spina nel fianco. Amato, Ciutura, punta Dorio, va via Ciutura. Non c'è, 7 metri, è 9 metri. Basic, Ciutura, guarda la difesa con grande esperienza, esce Ili, Shishi, va Mitteruzner, sfondamento qui molto dubbio perché possa mai sembrava in area. Christian Mitteruzner non è riuscito a trovare la via del gol, aveva segnato ma l'azione è stata interrotta da fischio arbitrale che ha combinato uno sfondamento a Mitteruzner. Palla quindi a Cassano che può in un battibaleno avere la chance del possibile più 3. Bortoli, possa mai, ancora Bortoli, c'è Dorio, prova ad andare lui, il tiro di Dorio sotto le gambe di San Paolo, 14-11 Cassano, 2 reti di Dorio in questo inizio di secondo tempo che carica i suoi. Ed ora Bressanone ad attaccare, Basic pronto ad inserirsi, Basic a centrale con Andri Tiballi a pivot, Amato, Basic andrà sicuramente a doppio pivot, è esattamente così. Amato, va via Shishi, il tiro di Amato, para Ilic, qua un tiro telefonato con Ilic che ha dovuto solo restare fermo e compie la sua 8ª parata della partita. Ivan Ilic, qui Amato ha provato la conclusione sul palo lungo ma il portiere cassanese era già lì. Saita ora, Bortoli, Ciutura torna alto su Possa Mai, nuovo cambio di difesa, Bortoli, Possa Mai, ancora Bortoli, Dorio, Possa Mai, punta Ciutura, Bortoli, va lui, il tiro di Bortoli fuori misura, San Paolo rimette in gioco ma la palla si ingarbuglia nella rete ed ora Ciutura chiama la calma, vuole gestire questo attacco. Bortoli aveva provato a incrociare col polso sul palo lungo, palla fuori misura, Brixen in attacco, Amato, Ciutura, doppio pivot ancora per Bressanone con Basic e Iballi, Ciutura va lui, bello l'assist per Mitteruzner che rischia qualcosa, Shishi esce bene su Ciutura che vuole rimettere subito, è 2 minuti di sospensione, vediamo cosa è successo. C'è molta confusione ora con la coppia arbitrale assediata da un capannello da evitare. Abbiamo visto Ciutura che si è preso il fallo e poi ha cercato di rimettere la palla in gioco velocemente. Shishi glielo ha impedito con qualche mano in faccia. Vediamo, ci sono i 2 minuti per Ivan Shishi che ha ritardato la rimessa in gioco del pallone a Ciutura e quindi sospensione per 2 minuti a Shishi che protesta ma deve uscire dal campo. C'è la perplessità della panchina cassanese ma diciamo che Shishi ha ostacolato in maniera abbastanza evidente la ripresa del gioco a Davor Ciutura. C'era stato il fischio dell'arbitro, la palla quindi non era in gioco, il gioco era fermo e l'unica cosa da fare è allontanarsi dal pallone, garantire la distanza per la ripresa del gioco. E quindi 2 minuti per Ivan Shishi. Qualche protesta ancora ma il gioco adesso riprende con Iballi che ha la palla in mano. Superiorità numerica per Brixen. Ciutura,
pivetta, c'è Basic pronto su Possamai a ricevere il pallone, Ciutura, bello per Amato che scala per Di Giulio, si butta dentro Di Giulio, il para Ivan Ilic, miracolo del portiere cassanese che compie la seconda parata molto simile sempre su Di Giulio da mezzo metro di distanza. Ilic, 9 parate finora protagonista, davvero parata importantissima in inferiorità numerica. Possamai ora prova ad andare via, toccato dalla difesa, Lamendola, Kolec che si sgola verso i suoi per gestire al meglio questo attacco. Un'altra chance sprecata in superiorità dal Bressanone. Bortoli, Dorio prova ad andare via lui ai balli, Bortoli, Possamai, non c'è il passaggio, non riesce a passare, quarto passo per Possamai sotto fallo e quindi sarà possesso ancora cassanese. Lamendola, Possamai ai limiti del passivo, Dorio è passivo ora, Possamai, Bortoli, ancora Possamai, punta lui la difesa, Bortoli non riesce ad andare avanti, Possamai si gira, prende il fallo, ancora due passaggi, vedremo come gestirà questo attacco. Ed ora Lamendola per, va a tirare Lamendola, palla che resta in possesso di Cassano, deviata da Iballi, ed ora sarà più difficile concludere per Cassano con uno o due passaggi. Vediamo ora Bortoli, Bortoli per Dorio che prende palla e prende un 7 metri, ingenuità clamorosa qui della difesa del Bressanone, avevano un passaggio i giocatori del Cassano e qui l'unica chance era quella del passaggio a Dorio, potevano stare più attenti forse i difensori del Brixen che si sono fatti un po' sorprendere. Sì sì, senz'altro, e si vede qua manca proprio anche l'esperienza di Mitter Utzner che pur essendo molto bravo è ancora molto giovane e compie anche qualche ingenuità di troppo. Entra in campo per questo 7 metri Alex Wierer contro Thomas Bortoli. Sotto le gambe di Wierer, Bortoli segna il gol del 15-11, massimo vantaggio Cassano, più 4, 10 minuti giocati nel secondo tempo. Time out chiamato da Rudolf Neuner. Non è cominciato bene questo secondo tempo per il Brixen, Paolo. No, assolutamente, infatti adesso le reti di svantaggio sono ben 4 che saranno probabilmente anche molto difficili da recuperare, visto come si sta mettendo la partita. Il Bressanone ce la mette tutta, però adesso si vede anche che manca effettivamente il tiratore da fuori, perché con i gol dei terzini non solo si riesce soprattutto a risparmiare fiato. Tutte le azioni del Bressanone sono molto lunghe e purtroppo non sempre portano lo sperato successo. E diciamo che quest'ultima azione è stata un po' l'emblema. Cassano sotto passivo, alle corde, Bortoli è riuscito comunque a trovare Dorio, dimenticato dalla difesa. E questa è un po' la raffigurazione di questi primi minuti del secondo tempo. Bressanone che ora non deve abbassare la testa, con l'esperienza che ha in campo può reagire, deve reagire per cercare di riportare sui binari dell'equilibrio una partita che Cassano sta cominciando a costruire, ma mancano 20 minuti, un'eternità letteralmente, e vedremo ora come Bressanone gestirà questa fase offensiva con Ciutura che orchestra. Ancora doppio pivot, Iballi e Basic, Ciutura, va Ciutura al volo per Amato, la rete stupenda di Martin Amato, serviva un coniglio dal cilindro per scuotere la squadra del Brixen. Ciutura per Amato, volante 12-15, e qui è stata invece la difesa del Cassano a perdersi l'iniziativa del tandem Ciutura Amato. Cassano che ora attacca, Bortoli, Possamai, c'è Dorio con Mitter Utzner davanti, Possamai, esce Lamendola, ancora Dorio, ecco lo schema cassanese, Bortoli prova ad andare lui, Bortoli, Dorio prova ad andare dentro, ce la fa e spacca la porta Mattia Dorio, terza rete in 10 minuti, è
on fire in questo secondo tempo Mattia Dorio qua, grande scavalcamento e penetrazione, Martin Amato ora, ciutura dall'altra parte, senza fiato, Mitteruzner rischia qualcosa, ciutura ancora, guarda la difesa, Basic battaglia, ancora Mitteruzner, va dentro lui e c'è la rete di Christian Mitteruzner. Altre proteste, ma dopo la decisione arbitrale di prima che aveva visto lo sfondamento fischiato a Mitteruzner, questa volta è rete valida per Mitteruzner che aveva cozzato contro Bassanese che però si trovava dentro l'area dei 6 metri. A detta della coppia arbitrale 13-16, si sblocca l'attacco del Bressanone che riesce quindi a riprendere il ritmo ed ora dovrà cercare di tenerlo. Prima rete della partita per Christian Mitteruzner che ha battuto Ivan Ilic. 13-16, 11-25 giocati nel secondo tempo, Cassano in attacco, possa mai, Bortoli, Dorio, ancora Bortoli, possa mai per Dorio, Bortoli, lontanissima la manovra del Cassano, ancora Bortoli, prova a cercare la Mendola, palla persa ma c'è la spinta sulla Mendola, possesso ancora Cassano, capitan Lamendola che si prende tempo, Bortoli ai limiti del passivo ora, Dorio prova a saltare i balli, non ce la fa, si prende il fallo, Lamendola, possa mai, ancora possa mai ad andare lui, bello l'assist per Lamendola, para San Paolo, che risposta del portiere brissinese, gran parata qui ed ora Bressanone in velocità, riparte con Martin Amato, il tiro di Martin Amato e la rete del 14-16, si infiamma la partita al Palasport di Via Laghetto, Brixen 14, Cassano 16, che parata di San Paolo da una parte, che rete di Amato dall'altra, è questo il Bressanone che vogliono vedere i tifosi altoatesini, è questo il Bressanone che vuole mister Ciutura e vedremo se questo frangente positivo per la squadra di casa riuscirà a sbloccare un po' gli animi e il punteggio dopo il meno 4, rintuzza subito a meno 2 Brixen, possa mai ora per il Cassano ad attaccare, va per la Mendola, un'altra palla, un'altra parata di Valerio San Paolo che dice due volte di no al pivot cassanese, Valerio San Paolo è l'arma in più il portiere per una squadra nelle situazioni difficili e lui il fautore per ora di questo break che potrebbe diventare di tre reti, Bressanone in attacco, ciutura con animo ora, Mitteruzner, ciutura, Mitteruzner va per ciutura che guarda la difesa, passaggio per Amato, prova a buttarsi dentro, c'è ciutura ancora lui, prova ad andare dentro, trova possa mai, difeso i balli, ciutura prova ad andare dentro i balli, c'è lotta sui 6 metri, ciutura, Amato, è Scescisci che però è in ritardo, Amato il tiro, para Ilic ma la palla è ancora nelle mani del Bressanone, era sotto fallo Martin Amato, tempo fermo per asciugare il campo e possiamo rifiatare anche noi Paolo, Brixen che si infiamma. Sì, sì, pare che stiamo entrando nella fase calda della partita perché mancano, siamo a metà della ripresa, il Bressanone ce la mette tutta a recuperare queste due reti che mancano al pareggio, il Cassano mi sembra che stia un attimino accusando anche la fatica e vediamo come andiamo. Sta per riprendere il gioco in Via Laghetto, i balli pronto. Sotto passivo, ciutura, va ciutura, si alza, tira, para Ilic con l'aiuto del muro, lancio fenomenale per Saita, pallonetto di Saita e lasciateci fare i complimenti alla squadra cassanese per questo numero, grandissimo, è davvero un piacere per gli amanti della pallamano, parata di Ilic, intuizione, lancio lunghissimo per Saita che in posizione precaria è riuscito comunque a sfoderare un pallonetto a fil di palo a battere San Paolo, davvero un numero che scatena la reazione cassanese dopo il rischio del possibile break di 3-0, risponde così la squadra di Colez, Amato ora per il Brixen, si butta dentro e segna Martin Amato bucando la difesa di Bortoli e successivamente Ilic che si arrabbia coi suoi, possa mai, prova ad andare dentro Dorio, va dentro Dorio difeso da Mitteruzner per Martin Amato, è la quinta rete e diventa anche lui top scorer assieme a Ciutura e Fantinato.
ritmi che sono saliti notevolmente, siamo a metà secondo tempo, Brixen 15, Cassano 17, partita davvero vibrante al Palasport del Laghetto. Bortoli, possa mai, Dorio, Bortoli, prova ad andare dentro, lui si butta dentro, c'è un passo di troppo, 9 metri. La Mendola, Bortoli, Dorio, Bortoli, ai limiti del passivo, passivo ora, Dorio per Bortoli, che guarda la difesa, prova ad andare via, c'è Possamai con spazio, il tiro di Possamai, para, San Paolo, parata numero 10 per Valerio San Paolo. Scade così il passivo e Cassano può tornare ad attaccare. Bortoli, Possamai, Bortoli, Dorio, Possamai, Dorio, ancora Bortoli, esce la Mendola a fare il blocco, c'è Possamai con spazio, prova ad andare lui, non trova l'assist, Bortoli va lui, Possamai da fuori, si butta dentro, c'è sfondamento, palla persa da Cassano, Brixen in velocità, Ciuttura, guarda la difesa, orchestra lui, c'è Amato con spazio, si butta dentro, Martin Amato all'incrocio, Martin Amato, 16-17 Brixen, torna in equilibrio la partita che ora si fa davvero interessante e noi ci freghiamo le mani qui in postazione telecronaca. Paolo, adesso ne vediamo delle belle. Sì, chiaramente l'aspetto clarità delle partite sta tutta nell'equilibrio del punteggio e meno male che il Bressanone è riuscito a recuperare sto gap di 3 reti e adesso la partita si riapre. Si riapre, abbiamo visto ultimamente un Amato in gran forma, il Bressanone sta facendo finalmente quello che sa fare meglio, e cioè andare via in seconda fase in contropiede. E sicuramente è anche grazie alle 4 parate di Valerio San Paolo in brevissimo tempo in questo secondo, in questa seconda frazione del match. Ora vediamo i time out. Torniamo in cronaca dopo questi 30 secondi di pausa, il minuto di time out finisce in questo momento. Tornano in campo le squadre con Cassano che avrà la sfera in fase offensiva, Cassano che si trovava avanti 15-11 sul più 4, ma la reazione del Bressanone è stata pronta e vincente, 16-17, equilibratissimo il match e spettacolare, fin qui Cassano che ora attacca Bortoli con la palla in mano per Dorio. Dorio ancora, Bortoli, Possamai, Dorio, esce la Mendola, Possamai, tiro di Possamai, para San Paolo, altra parata di Valerio San Paolo, 11ª. Bressanone che può addirittura agguantare il pareggio ora, Ciuttura, Mitterutzner, Amato, 6 reti per lui fino adesso, Ciuttura, guarda la difesa, Ciuttura incrocia per Amato, ancora Ciuttura, ancora Mitterutzner, Ciuttura si avvicina alla difesa, Ciuttura dietro le gambe per un passaggio forzatissimo, palla regalata a Cassano, Bassanese contro San Paolo, era solo toccato Valerio San Paolo, la rete di Stefano Bassanese che fa tornare a +2 i suoi. C'era stato questo assist no look di Ciuttura, un po' forzato dietro la schiena, non ricevuto da Bassic, palla che è rimasta nelle mani cassanesi, mentre vediamo che si sta scaldando Ardian Iballi, è uno degli assenti di questo match, potrebbe mettere il proprio zampino in campo. Bressanone in attacco, Di Giulio, Amato, Bassic, entra a pivot Mitterutzner, Di Giulio, va lui, Ciuttura per Amato, altissimo il passaggio per Pivetta, palla regalata al Cassano Magnago che recupera così la sfera.
e senza fretta Ivan Ilic rimette in gioco il pallone. 11 minuti e mezzo alla fine del match, Cassano avanti 18-16. Due palle perse nel momento forse più importante per il Bressanone, che ha avuto prima la sfera del pareggio ed ora la sfera della possibile meno uno. Due volte palla regalata nelle mani del Cassano Magnago, ed ora vediamo che proprio il Cassano, gli Amaranto in attacco, Dorio per Bortoli. Bortoli va lui per Possamai, palleggio, il tiro di Possamai, la rete di Possamai, che è riuscito in un fazzoletto a esaurire i passi, palleggiare, saltare a piedi pari dai 6 metri e segnare il 19-16. Ora Mitteruzner senza fretta, senza calma, Amato, Ciutura, punta Possamai, Ciutura va via, 7 metri nettissimo per Davor Ciutura, che è stato steso al momento del tiro dalla coppia Dorio Possamai, un po' in ritardo, e si guadagna un preziosissimo tiro dai 7 metri. Davor Ciutura che si alza ora dal terreno di gioco ed ora si... Sarà quindi 7 metri per il Bressanone di Giulio contro Ilic. Di Giulio contro Ilic. Para Ivan Ilic, che dice di no a Di Giulio, esplode la panchina cassanese. Gran parata qui di Ivan Ilic, che ha intuito il tiro di Riccardo Di Giulio. Bressanone che dopo uno sforzo immane per ritornare in partita rischia adesso di essere ricacciato indietro. Bortoli, Dorio, siamo nelle fasi decisive del match, 10 minuti alla fine. Bortoli, Dorio, Possamai, Dorio, ancora Bortoli a doppio pivot, Bortoli incrocia per Possamai, difeso dai Balli, si prende il fallo e fa scorrere anche un po' di tempo il talento cassanese. Lamendola, Possamai, Dorio, Bortoli, va lui, Dorio, un po' confusa ora la manovra, Dorio, passi nettissimi e palla che rischia di essere buttata via, infatti Saita recupera. Palla buttata letteralmente da Amato, che ha voluto lanciare un'improbabile seconda fase a Ciutura. Saita è stato molto più lesto e ha recuperato palla. Qui davvero è stata un regalo vero e proprio da parte del Brixen. Cassano che ora può guadagnare ulteriore tempo, cominciano a diventare 9 i minuti alla fine. Più 3 Cassano con la palla del più 4. Dorio, Lamendola, Bortoli, Possamai, punta Ciutura, Possamai, ma lo tiene Bortoli, ancora Bortoli, va per Dorio tutto solo, la girella di Dorio a battere Valerio Sampaolo, 20-16, e l'arma in più finora in questo secondo tempo è stato proprio Mattia Dorio, 5 reti nel solo secondo tempo. E quindi Cassano che torna rabbiosamente a più 4, sforzi del Bressanone che sono vani, deve rifare tutto ora la squadra di casa. Amato, Mitteruzner, attenzione, c'è un 2 minuti di sospensione per Andrea Bassic, e palla contro. È stata ravvisata una sbracciata di Andrea Bassic su Ivan Scisci. 2 minuti per gioco antisportivo in attacco e palla persa. Questa situazione per la quale non protestano neanche molti giocatori del Brixen, addirittura Ciutura ha detto a Basic esci e lascia perdere, può diventare davvero una situazione complicata ora per il Bressanone. Paolo più 4, Cassano con la palla in mano, uomo in più, 8 alla fine, è una situazione difficile. Eh sì, anche se San Paolo continua a parare a tutto, però se anche 9 minuti sono tanti, non vedo come il Bressanone possa recuperare queste 4 reti. Ci prova adesso Mitteruzner, ma si ferma l'azione. Ciutura chiama calma e chiama anche il cambio attacco-difesa.
deve ripartire da zero, meno di 8 alla fine, 20 Cassano, 16 Bressanone. Abbiamo visto dall'altra parte la gran parata di Valerio San Paolo che ha portato così a 12 il conto. Ora è passivo Mitteruzner, Amato prova ad andare lui, Di Giulio palleggio, Ciutura va al tiro, Ciutura la sua classe, tiro basso a battere Ivan Ilic, serviva come il pane questo gol. 17 Brixen, 20 Cassano, bella rete in inferiorità del Brixen che dimostra di non volere mollare un centimetro questa partita, e Cassano che ora giocherà anche un po' col cronometro. Possa mai Dorio, Bortoli, Dorio con l'uomo in più, possa mai, ancora per Bortoli, possa mai, prova ad andare lui, Bortoli va dentro, Thomas Bortoli, la rete, trova un bel varco davanti a sé e segna il 21-17. La quarta rete per Bortoli. Brixen ora in attacco, Amato, Mitteruzner, ancora Amato, Ciutura, Martin Amato, Iballi, Ciutura, non andare lui, ancora Ciutura, deviazione del muro e palla sul fondo. Di Giulio, Amato, c'è Ciutura che punta Dorio, va via Ciutura, palo di Ciutura, niente di fatto, non c'è fallo e Ivan Ilic recupera il pallone. Proteste di Ciutura che resta a centrocampo a dire qualcosa al direttore di gara, voleva il fallo sul suo tiro, ci era sembrato trattenuto da Davor Ciutura al momento della conclusione. Non di questo avviso la coppia arbitrale, Cassano che ora può mettere una pietra pesante sulla partita, è la palla del possibile più 5, sarebbe il massimo vantaggio, vediamo come la gestiranno i ragazzi di Colez. Bortoli, è lui ad andare dentro, Bortoli, possa mai, cerca lo sfondamento, i balli, non c'è, possa mai, il tiro di possa mai, para San Paolo e ancora una volta para San Paolo. Riparte in velocità Brixen, Amato, bello il passaggio per i balli, la rete e sarà anche probabilmente nessuna sanzione. Rete di Balli, 18-21, 5 alla fine, più 3 Cassano che non ha alcuna fretta. Gioco fermo per asciugare il campo, 5 minuti alla fine, la partita non è ancora finita comunque. Non è finita perché bisogna sempre sperare fino all'ultimo, però obiettivamente 5 minuti per recuperare 3 reti a questo Cassano sembrano pochi, no? Adesso vediamo se la volontà del Bressanone di voler recuperare basta a mettere in difficoltà ancora questo Cassano, che però si dimostra molto solido in ogni reparto. 17 sono stati i gol subiti nella prima partita dal Cassano, 18 sono fino ad ora quelli subiti ora, davvero numeri da grande, grandissima difesa. Ricordiamo che anche lo scorso anno Cassano era la migliore difesa del campionato prima dell'interruzione. 5 alla fine, Cassano 21, Brixen 18, attacca proprio la formazione del Cassano senza alcuna fretta. Possa mai, Dorio, Bortoli non trova il varco, Bortoli va, possa mai, il tiro di possa mai che buca la porta, Massimiliano possa mai, esplode la panchina del Cassano che comincia a vedere la luce. 22-18, Bressanone che deve affrettarsi ora per cercare di rintuzzare. Basic, i balli, Ciutura, prova ad andare Ciutura, Amato palleggia, non riesce a tirare, lo fa ora, riesce a segnare con la deviazione di Dorio che prende anche la sospensione per 2 minuti. Rete di Martin Amato che tiene a meno 3 il Cassano, il Brixen, ed ora ci sarà anche superiorità per la squadra di casa. Riparte ora il gioco, 4 alla fine, Cassano 22, Bressanone 19. Possa mai, Scisci, Bortoli,
Shishi, possa mai, in inferiorità attacca il Cassano con l'extra player. Shishi ancora per Possamai, ai limiti del passivo. Bortoli prova ad andare via lui. Bortoli, il tiro di Bortoli, para San Paolo, palla recuperata da Shishi, 7 metri. E qui è stato lesto Ivan Shishi a recuperare il pallone ponendosi davanti ad Avor Ciutura, e questo è un 7 metri che dà ossigeno e come al Cassano. In inferiorità numerica la squadra di Kolec è riuscita a guadagnarsi un 7 metri. Bortoli contro San Paolo. Testa, 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 urla Kolec ai suoi. 3 minuti e mezzo, la vuole portare a casa questa partita. Bortoli, pallone pesantissimo nelle proprie mani, ma davanti c'è Valerio San Paolo. Cala il silenzio al Palasport di Via Laghetto. Bortoli contro San Paolo. La rete di Bortoli, schiacciato, si infila nella porta avversaria. Cassano 23, Brixen 19. E i nostri amici Panda Boys di Cassano direbbero che a questo punto, se il numero di gol è uguale al numero di minuti rimanenti, i giochi sono quasi fatti, anche se probabilmente staranno toccando ferro, e cogliamo l'occasione anche per salutarli. Ciutura, Amato, bellissimo l'assist per Basic che segna con grande facilità la rete del 23-20. 2:50 alla fine, ancora 35 secondi di inferiorità per Cassano. Senza fretta, ed ora si alza la difesa del Bressanone e si alzano anche i battiti. La Mendola, Bortoli, 2:30 alla fine, Saitta, Bortoli, passivo la Mendola, Shishi è passivo, devono concludere. La Mendola, Bortoli prova ad andare lui, Bortoli va per Shishi, palla persa, recupera Bressanone che riparte con Pivetta in contropiede. Pivetta va lui, il tiro, rete di Pivetta, meno 2 con 2 minuti e 15 da giocare. Lampo del Brixen che ravviva la partita, più di 2 minuti da giocare, tornano al completo i giocatori cassanesi con Di Giulio che tiene uomo possa mai. La Mendola, Shishi, la Mendola, ancora a rischio passivo il Cassano che sta temporeggiando un po' troppo. La Mendola per Bassanese, Bassanese rischiano qualcosa ora, possa mai, Bassanese va lui, Bassanese il tiro, para San Paolo, e Bressanone che può dare un colpo a questo finale di match. 1:30 alla fine, Amato difeso da Saitta, Ciutura con la palla in mano, ancora Ciutura, va per Amato, Amato prova ad andare dentro, assist per Basic, c'è 2 minuti per Ivan Shishi, l'esperienza di Andrea Basic. Attenzione perché qua la partita può cambiare decisamente volto. Vediamo se sarà 9 metri o 7 metri, la decisione è 9 metri perché Basic non era al tiro. 9 metri, ma Cassano ancora in inferiorità numerica, non è finita finché non è finita, e ci tuffiamo nell'ultimo minuto e 20 di gioco. L'esperienza qua di Basic che ha cercato il fallo da dietro di Shishi. Amato, Mitteruzner, Amato, Ciutura, Mitteruzner va per Ciutura, ancora Amato, palla per Basic, dentro la rete di Andrea Basic, meno 1 Bressanone. Cassano che ora rischia di dover difendere un punteggio che sembrava acquisito. 50 secondi alla fine, Dorio, i balli in campo per l'ultimo minuto. Bortoli, i balli, chiama lo schema, Bortoli, i balli, ancora lui per Possamai, Possamai prova ad andare via, prende il fallo, guadagna anche secondi. Time out Kolec. Paolo, cosa sta succedendo? Mamma mia, una partita che veramente si è fatta incandescente, mancano ancora poco meno di un minuto e tutto è ancora possibile. È vero che il Cassano ha la palla,
e adesso vediamo se riesce a realizzare, e se no potrebbe anche essere che il Bressanone all'ultimo momento acciuffia ancora, diciamo, un pareggio che fino a poco fa sembrava impossibile. È il bello della pallamano, è il bello di questa Serie A Beretta, che in queste prime due giornate ci ha regalato solo e soltanto partite equilibrate e emozionanti. Cassano che era più 4 a 4 minuti dalla fine, con il pallone addirittura del più 5, e ora deve fare gli straordinari per buttare dentro il pallone del più 2. Quando mancano 30 secondi alla fine della partita, situazione davvero palpitante al Palasport di Via Laghetto. Protagonista, lo dobbiamo dire, Valerio San Paolo. 3, 6, 9, 12, 15, 16 parate per lui in questa partita, di cui 10 nel secondo tempo, una cifra mostruosa. E se Brixen riuscirà a recuperare questa partita, il merito sarà anche e soprattutto suo. 35 secondi alla fine e li viviamo, ci tuffiamo. Possa mai, prova ad andare via Mitteruzner, possa mai, guadagna secondi e tempo. I balli, passivo, attenzione, i balli, prova ad andare dentro, possa mai, non prende il tiro, i balli, è lui, è suo il tiro, sfondamento, sfondamento, e può recuperare palla Bressanone, che ha incredibilmente il pallone del possibile pareggio. 10 secondi alla fine, Pivetta va al tiro, Pivetta fuori dalla porta, Riccardo Pivetta, e il Cassano porta a casa la vittoria con questo errore di Riccardo Pivetta, che è andato a concludere in maniera forse forzata dall'ala. Cassano vince a Bressanone 23-22, doccia gelata per i padroni di casa, che avevano avuto il pallone del possibile pareggio infrantosi sopra alla traversa. Paolo, se la sono giocata fino alla fine. Sì, complimenti vanno a tutte e due le squadre, al Cassano che ha saputo vincere qua nonostante le defezioni di alcuni suoi titolari veramente forti, e il Bressanone che sotto di parecchio è riuscito a dimostrare ancora una volta il suo spirito e di lottare fino all'ultimo momento. Ha vinto il Cassano per una rete, poteva anche essere il pareggio, però direi che il Cassano se lo è senz'altro meritata questa vittoria. Onore comunque al Bressanone, che è riuscito a tenere in parità, in quasi parità, una partita dove obiettivamente come organico era più debole. Grazie Paolo, e quindi abbiamo perso anche la voce in questa partita davvero funambolica. Cassano vince a Bressanone 23-22 con un rischio clamoroso nel finale. Esultano in campo i giocatori del Cassano, mentre la delusione si legge sul volto della squadra di casa. Grazie a Paolo Cestari per il commento tecnico. Un saluto da Luca Zadra dal Palasport di Via Laghetto. L'appuntamento è sempre su Eleven Sports ogni weekend con la Serie A Beretta. Arrivederci a tutti e buona pallamano a tutti.